Buonasera amici giallorossi, siamo tornati in onda dopo le, diciamo, vacanze pasquali, anche se non siamo andati in vacanza perché il Messina ha giocato praticamente di sabato, quindi il nostro stop ha coinciso di fatto con quello che di solito è la nostra pausa tra una partita e poi l'inizio della settimana in cui appunto analizziamo sia la partita scorsa che appunto ci cominciamo a immergere in quella che è la nuova sfida che attende il Messina. Oggi con me c'è Simone Milioti, che saluto. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio a chi ci sta seguendo. Tra poco ci aggiungerà anche Antonino Lamotta per dare anche lui il suo contributo su questa puntata di oggi, Simone, in cui cerchiamo, come dicevo, un po' di guardare cosa è successo sabato a Castellammare di Stabia. Sicuramente non una cosa bella, visto che la Juve Stabia ha passeggiato sul Messina, di cercare di capire anche come il Messina può cercare di evitare che questo finale di stagione sia nuovamente, diciamo, preoccupante e di renderlo tranquillo come pensavamo che fosse fino a qualche settimana fa. Prima di iniziare mostro anche il palinsesto per farvi vedere quando ci troverete. Ci ritroverete domani alle 18, così come giovedì e poi ci fermiamo venerdì e torniamo sabato alle ore 18 e poi domenica il post partita sarà sempre alle ore 18, quindi ci trovate sempre alle 18, non potete sbagliare per questa settimana il post partita di Messina Monterosi, che sarà alle 2, alle 14 al San Filippo. Simone, ripartiamo invece da Sì. quella che è stata la gara di Castellammare. Insomma, come la valuti, cosa prendi, cosa non prendi, se prendi qualcosa, no? Vabbè, sicuramente lampante che abbiamo perso ed eravamo inferiori alla Juve Stabia. Difficile prendere qualcosa, ti dico la verità, se non forse quell'unico gol che in un certo senso è stata comunque c'è stato un minimo di reazione dalla squadra, perché ti nascondo, io mentre mi scrivevo l'articolo, chiaramente dopo un 3-0 del primo tempo ti porti un po' avanti, Certo. quindi ecco, dovuto aggiungere reazione 4-1, quindi ecco, quel qualcosina c'è stato, ecco, che comunque la squadra è riuscita a creare, seppur poco, tanto da riuscire a segnare un gol. È qualcosa che ti porti, considerando che era, se non ricordo male, la Juve Stabia era anche la miglior difesa, quindi comunque una piccolissima soddisfazione. Poi la partita si è messa male per diversi motivi, penso ne parleremo, perché comunque gli infortuni, ok, non la perdi per gli infortuni, ma sei costretto a fare due cambi dopo mezz'ora, praticamente uno dopo 10 minuti, l'altro intorno alla mezz'ora. Il vento, ok, c'era per entrambe le parti. Modica ha detto sì, però noi abbiamo cominciato dal lato sfavore. Quindi, però, di base la Juve Stabia era più forte ed era anche una squadra molto più forte di tutte le altre che abbiamo incontrato. Cioè, se proviamo a fare i paragoni con l'Avellino, il Crotone, il Benevento, però effettivamente la Juve Stabia ha pure una mentalità, una forza psicologica anche che sanno di essere i più forti, dico, hanno tantissimi punti di vantaggio, sembra che la prossima potrebbero chiudere il discorso perché giocano proprio contro il Benevento, quindi c'è poco da dire sul fatto di averla persa e contro chi l'abbiamo persa, ecco, potremmo discutere, penso siamo qui anche per questo, per dire come l'abbiamo persa, che effettivamente quello forse ha fatto un po' più male. Io ti nascondo, ho letto un commento, mi sembra sotto la foto sulla pagina Facebook del Messina, uno che diceva tipo, vi siete fatti la scampagnata, ecco, pensiero è cattivo, però effettivamente, visto che poi probabilmente molti giocatori tornavano a casa, non rientravano a Messina, il giorno prima di Pasqua, contro la capolista, ecco, magari è passato anche questo essere scarichi mentalmente anche per questo. Sì, sicuramente la partita non era abbordabile, l'abbiamo detto più volte durante la settimana che ha preceduto la sfida, però insomma, più che altro abbiamo visto il Messina lottare contro qualunque squadra. È vero quello che dici tu, la Juve Stabia è sicuramente la più forte del campionato e non a caso sta per salire in Serie B, sta per vincere questo campionato, quindi questo è sicuramente da mettere in conto perché la sua partita la Juve Stabia l'ha fatta
penso anche al massimo delle sue potenzialità per cercare di chiudere questo discorso il prima possibile, quindi loro sono in fiducia e si è visto, però appunto come anche dicevi, è parso un Messina un po' arrendevole che non ha giocato con tutte le sue armi, non l'ha giocata veramente questa partita. Poi è vero, gli infortuni hanno sicuramente inciso perché perdere due uomini così nel primo tempo non è una cosa buona, ma ti chiedo anche poi, diciamo, nel secondo tempo questa, diciamo, arrendevolezza forse è emersa ancora di più, perché è vero che poi il Messina ha trovato la rete, però Modica effettua tutti e tre i cambi al 45esimo, di fatto chiudendo ogni altro tipo di discorso, perché il Messina non poteva più effettuare i cambi. E poi è arrivato il gol, ma comunque la partita era una partita chiusa, no, Simone? Sì, era una partita chiusa, quello probabilmente ripensandoci anche dopo è stato un segnale. È anche vero che io sul momento ho detto tre cambi mi sembrano esagerati in una partita dove già hai avuto due infortuni, dico, te ne Infatti. capita un terzo, che ne sai, ti può capitare, che fai a quel punto? Ho anche pensato inizialmente, vabbè, forse vuole togliere Maurusso perché non vuole che come l'altra volta si innervosisce, si piglia il rosso, ne salta un'altra, però lui già era diffidato, Sì, quindi poi alla infatti fine non ci sarà. effettivamente era una questione proprio di bocciatura dell'attacco, perché anche in conferenza stampa ha parlato di gente che non gli è piaciuta. È anche vero che quelli che poi sono entrati non hanno fatto più di tanto, però sotto 3-0 era difficile. In realtà anche quando eravamo 0-0, io questa immagine della Juve Stabia che attacca e noi che aspettiamo, ecco, non penso che... Capisco la forza dell'avversario, il rispetto, che giochiamo in casa da loro, però Messina quest'anno ci ha abituato sempre a provare a fare la partita lui propositiva, senza magari aspettare, o comunque se aspettava ripartiva, invece neanche le ripartenze, penso, che ne so, Zunno che potesse dare ecco, fare male a campo aperto, non c'è stato neanche quella, non c'è stata l'imbucata geniale di Emmaus, quindi non ha funzionato qualcosa. Modica ha detto: io sono irresponsabile perché non gli ho fatto capire l'importanza della partita. Ecco, ci prendiamo per buona questa presa di responsabilità del mister, però chiaramente dico, poi il mister non è che entra in campo, quindi c'è da richiamare qualche giocatore, come penso cioè, come già ha fatto in conferenza stampa e come penso avrà fatto anche alla ripresa degli allenamenti odierna. Sì, poi insomma, diciamo che l'importanza della partita i giocatori la dovrebbero percepire a prescindere dal fatto che il tecnico la marchi o meno. Quindi Certo. questo è sicuramente un fattore che ha inciso e che più o meno tutti abbiamo notato. Quindi non è sicuramente un caso. Andiamo a vedere anche, diciamo, il percorso che sta facendo adesso il Messina, Simone, perché. Se la prima colonna che noi ogni settimana dalla prima giornata del calendario di ritorno ci sorrideva, adesso non possiamo dire lo stesso perché sono 2 punti nelle ultime 5, in generale una vittoria nelle ultime, se non sbaglio, 8, quindi è sicuramente un qualcosa che è cambiato nel Messina. Sì, l'abbiamo detto tante volte, le partite perse sono state per episodi, nel caso del Foggia anche per meriti della squadra avversaria, però adesso è un cammino che insomma non va più bene e che comincia a far preoccupare un po' i tifosi, giustamente, che non sono più tranquilli come lo erano dopo Sorrento, che insomma un po' tutti dicevano che questa salvezza era virtualmente acquisita. A mio avviso forse lo è ancora, perché comunque sono abbastanza i punti, ci sono squadre in mezzo, quindi Sì. il Messina può stare abbastanza tranquillo, ovviamente però deve vincere le prossime partite, no, Simone? Sì, sicuramente vanno fatti dei punti in queste ultime quattro, non si può restare fermi. Io, guarda, l'ho scritto proprio dopo la partita con la Juve Stabia su tempo stretto, titolato Il Messina è illuso. È illuso nel senso però che guardando appunto questa parte sinistra della classifica con tutti questi verdi, ci abbiamo fatto tanti punti ci hanno fatto credere, perché fino a Foggia era così, vincendo col Foggia era così, che si andava ai playoff. Ora, l'illusione sta nel fatto che la squadra evidentemente era più
costruita magari per fare una salvezza tranquilla che è tuttora fattibile, perché basta Certo. che vinci col Monterosi, pareggio, vinci col Catania, poi non lo so se ci sarà già la matematica, ma penso che comunque sono quei punti che ti servono. Ecco, l'illusione è stata fare magari più punti prima, quindi noi siamo arrivati a 40, non mi ricordo ora, comunque siamo arrivati a quei 40, 41, ti dico subito, ma comunque abbastanza velocemente ci siamo portati fuori. E poi dico sempre, cioè, se tu la guardi puoi fare tranquillamente che ne so, sposti il Latina, gli metti la vittoria dell'Avellino e il Latino gli metti un pareggio. Ecco, Certo. i punti da fare probabilmente erano quelli. Questa squadra magari non poteva fare di più, li sta facendo, è in linea con l'obiettivo che dico, noi ci siamo appunto illusi che potevano essere i playoff, che con un po' di fortuna potevano anche arrivare, ma l'obiettivo resta la salvezza diretta e siamo messi comunque meglio di quanto eravamo messi nei 2 anni precedenti. Ovviamente non bisogna darla per acquisita, non bisogna calare, sia per rispetto anche dei tifosi, perché Certo. erano 7.000 col Foggia, Monterosi vedremo quanti saranno, poi ce n'è ancora un'altra in casa, quindi anche per fargli vedere un po' di bel calcio, per salutarsi in un certo senso, congedarsi da questa stagione in maniera positiva, sarebbe bello fare una prestazione, fare dei punti che ti mettono già a riparo e non arrivi a giocartela all'ultima. Dico, poi ecco, se parliamo del calendario, restano ora le squadre, tranne forse il Potenza che mi sembra passata avanti di un punto. Comunque Monterosi, Catania e Monopoli sono dietro, quindi sono, diciamo, gli scontri diretti per archiviare definitivamente questo cammino salvezza. Ecco, potevano essere delle prede facili per magari fare punti e arrivare questi playoff, ora non so quante. Se ci abbiamo, però, ecco, so, ce l'avrai sicuramente. Ecco il calendario dei playoff. Dico, Sì, sono sì, sì. 12 punti a disposizione. Sicuramente con la matematica ci possiamo ancora arrivare, ma in questo momento restiamo concentrati sul riprendere più che il cammino, riprendere quelle prestazioni che abbiamo fatto vedere, anche come ricordavi tu, col Foggia, al primo tempo, possiamo dire tranquillamente dominato, poi è arrivata la sconfitta. Quindi nulla è perduto, piedi per terra, quello sicuramente. Poi ecco, bisogna restare concentrati per evitare di complicarsi la vita ulteriormente dopo che appunto in questo inizio di girone di ritorno ce l'eravamo scomplicata, ecco, passami il termine. Sì, assolutamente sono d'accordo con te, anche perché, come dicevi, poi affronteremo anche il discorso playoff e salvezza, anche per fare un discorso più ampio, no? Guardando chi realmente sta cercando di raggiungere questo obiettivo, sia dei playoff sia di tirarsi fuori dalla zona playout. Però comunque l'abbiamo detto in queste settimane, il Messina essendo in quella via di mezzo si è ritrovata in queste ultime giornate dove non sono arrivati appunto punti a guardare un po' da entrambi i lati. La cosa paradossale è che i punti di distacco restano gli stessi praticamente sia dai playoff che dall'ultima dei playout che è appunto la Turris, però Simone penso che proprio per il momento che sta attraversando il Messina, per quel discorso che facevi tu di queste vittorie distribuite male probabilmente in questo girone di ritorno, perché appunto le abbiamo viste tutte nella prima parte e solo una nella seconda parte. Adesso è quasi, diciamo, fisiologico che i tifosi, che un po' tutti guardino più verso dietro, perché giustamente la vittoria è arrivata col Brindisi, che è ultima e che sta praticamente solamente aspettando la matematica per scendere in Serie D. Con le altre squadre non si sono fatte bruttissime prestazioni, perché comunque il Picerno si è ripreso una partita complicata, col Benevento si è fatta una buonissima partita presa poi nel finale, ma che comunque dove il Messina meritava di più. Diciamo Simone che forse da Latina in poi, perché già da Latina la partita era diventata complicata, il Latina forse meritava pure qualcosa in più. Da lì in poi non so se tu hai, insomma, individui un motivo in questa sottospecie di flessione che ha avuto il Messina, dal secondo tempo di Latina in poi si è visto un po' un Messina così, poi c'è stato il primo tempo di Foggia e poi appunto diciamo dal secondo tempo di Foggia è un andare giù in maniera costante, quindi non so se tu individui un motivo particolare magari da quel pareggio di Latina, che alla fine non è un brutto risultato perché Latina lo stiamo vedendo ora che ha addirittura sorpassato Crotone Giuliano e sta viaggiando tranquillamente verso i playoff, ma comunque fa
Forse è stato percepito come un passo falso dal Messina. Guarda, più che la partita singola, io penso che ci sono stati dei risultati, penso anche il Benevento, dico, corazzata, ha fatto più punti tutti nel ritorno, però il Messina era molto in fiducia, veniva appunto da tante vittorie, quindi noi prendiamo il punticino lì, diciamo, e vabbè, però comunque su un campo difficile va bene. Cosa succede? Che non vincere, perché il Brindisi, ok, era una vittoria quasi obbligata, sarebbe stato, penso, gravissimo non vincere. Non vincere ti toglie comunque quella fiducia. È un gruppo che comunque ha attraversato delle difficoltà, secondo me comunque molto, non dico, cioè, passami il termine, non vorrei dire né inesperto né giovane, ma comunque che ha bisogno di sicurezze, di certezze. Non vincere per tante partite ti condiziona un minimo, non so se nell'approccio, nel finale di partita, comunque qualcosa ti cambia. Poi il fatto anche degli errori arbitrali, che ne abbiamo parlato tanto noi, ne ha parlato anche il mister, anche quello non ti aiuta, perché poi ci sono state le partite, vedi, ora me le ricordo comunque, penso quasi tutte, no? Diciamo, c'è stato Sì, l'episodio sì. qua, c'è stato l'episodio là, ecco, forse l'unica è stata questa contro la Juve Stabia, che cioè, abbiamo perso, fine, punto, episodi, dubbi non ce ne sono stati, comunque non avrebbero spostato molto. Quindi penso sia stato più una questione proprio di ci siamo un po' rilassati mentalmente, forse, e un po' l'abbiamo anche subito questo fatto di non vincere più, di non dare continuità di vittorie, perché comunque risultati sia in termini di punti un pochino sono arrivati, in termini di prestazioni ci sono state partite, vedi appunto il primo tempo di Foggia in cui la prestazione è stata fatta, però poi ti manca magari quella botta di fiducia in più che ti porta a giocare, ad approcciare magari meglio le partite anche contro una Juve Stabia. Ecco, tu pensa, se vinci partite, sei già ai playoff, cioè prendi la Juve Stabia in questo momento e dici, ah, questi sono i primi, però noi ora gli dimostriamo che non siamo da meno. Invece magari ci arrivi in questa condizione e dici, a me servono i punti per la salvezza, vediamo se li faccio, se non li faccio, loro sono capolista, quindi ti mette un po' in soggezione. E vedremo ora, che dobbiamo ridarci ecco anche la scossa adesso, che sì, noi possiamo dire ok, archiviamo, era la capolista, però bisogna ripartire, e purtroppo quello da cui si deve ripartire è un 4-1 pesante, che poteva anche essere più netto, perché noi magari non abbiamo avuto altre occasioni per segnare, ma loro potevano ancora punirci ulteriormente. Sì, assolutamente. Siamo in un discorso che, riprendendo anche il pezzo di Francesco Certo che ha pubblicato nei giorni scorsi, lui faceva riferimento al fatto che a questo punto del campionato è praticamente impossibile parlare di una quota sia salvezza che playoff. Non so se tu sei d'accordo perché effettivamente è un campionato come lo è stato altri anni dove è difficile capire come si evolve, come le squadre sotto, per esempio vediamo il Monopoli che è in un incredibile momento di forma, e squadre come per esempio il Sorrento che sono lì, che diciamo che hanno guadagnato quel gruzzoletto e che adesso, un po' come il Messina, lo stanno perdendo questo gruzzoletto che li ha fatto stare, li ha fatti stare per un bel po' nella zona playoff. Adesso è difficile capire quant'è la quota playoff, quant'è la quota salvezza. Insomma, tu sei d'accordo con questo o riesci in qualche modo a quasi, diciamo, prevedere con quale potrebbe essere la quota di punti che basti alla salvezza, diciamo, in questo senso? Vabbè, sono d'accordo con Francesco, è difficile, ma già da un po', nel senso è capitato che noi facciamo quei pareggi, bene o male restavamo lì a un punto dai playoff, quindi campionato molto altalenante, diciamolo così, perché ci sono momenti in cui si sta fermi, momenti in cui magari si muovono tutte, eccetera. Ti dico, la quota potrebbe essere 44 perché noi andiamo a fare 3 punti contro una rivale diretta. Quindi ti vai anche a spostare, ti vai a mettere distanza da una rivale diretta, però no, chiaramente è difficile che noi ancora potremmo entrare nei playoff e ancora potremmo essere risucchiati nei playout, e non parlo della,
prima posizione della griglia, che comunque ti darebbe forse ancora un minimo di vantaggio facendo i conti che sappiamo contro la penultima. Quindi è un campionato che, a parte ora la Juve Stabia, lascia tutto molto in gioco, ecco, tranne forse proprio la Juve Stabia e il Brindisi prima e ultima, che sono proprio staccate, nelle posizioni di mezzo. C'era la possibilità per andare su, c'è la possibilità per andare giù, quindi è rimasto campionato quantomeno aperto fino alla fine, ecco, eviti anche di vedere magari certi risultati con posizioni acquisite che non dico falsano, perché comunque, però danno un'altra indicazione. Sì, leggo anche qualche messaggio. Guido ci scriveva che le ultime tre sconfitte in casa potevano essere tranquillamente almeno 3 punti. Vero, ci siamo illusi di poter arrivare a 53 punti, purtroppo non è stato così. Ora questi 5, massimo 6 punti e chiudiamo un campionato che ci lascerà tanti rammarici. Speriamo in futuro di poter riprendere i nostri sogni che voglio considerare solo rinviati al prossimo campionato. Leggo anche Antonio, il Messina peggiore in assoluto è quello del secondo tempo con il Foggia. A Castellammare cosa ci aspettavamo? È la capolista. Per il resto è tutto giusto così. Servono 4 punti per salvarsi e potremmo dire di aver fatto uno straordinario campionato. Ecco Simone, questi due messaggi un po' vanno dalla stessa parte. È un campionato che rischia di lasciare dei rammarici. Probabilmente sarà così alla fine, anche guardando quelle partite perse che potevano essere punti in più e che non sono stati, però anche riprendendo quel discorso che facevi tu prima sulle vittorie che sono state distribuite diciamo in maniera un po' squilibrata, pensi che il Messina debba ritenersi soddisfatto di questo campionato oppure arrivati a quel punto è importante crederci e prendere questo traguardo dei playoff anche. L'abbiamo detto tante volte, non tanto per tentare la salvezza in serie B, la promozione in serie B, ma anche proprio per il traguardo dei playoff che manca al Messina da tantissimo. Sicuramente, ecco, se dovesse arrivare la salvezza diretta, sarebbe sicuramente un successo, come ricordava anche un nostro ascoltatore. Quindi il campionato resta, per me ancora al momento lo è, un grande campionato del Messina, considerando anche quel mese e mezzo, 2 mesi che abbiamo avuto pessimi. Quindi già il fatto che la squadra è uscita da quel momento e si è portata a ridosso dei playoff certifica che sicuramente c'è il rammarico, perché tu dici facevamo meglio prima o continuiamo a fare meglio adesso, perché appunto mancano, quanto sono, 4-5 4 punti, giorni. mi dicevi prima, no, Sì. 4 giornate, sì, ecco, i punti dei playoff, Sì. ecco, vince a Latina invece di pareggiare, Foggia la palla ti va in porta e quindi poi o la vinci tu o la pareggi, ecco, sono quei punti che già ne avevamo persi, perché all'andata ne abbiamo persi diversi, ora ne perdiamo altri, quindi la squadra che aveva il potenziale dai playoff lo avrebbe meritato la squadra per come era agito, l'allenatore per come comunque ha lavorato, nonostante le critiche, penso anche il direttore sportivo Roma, gliene abbiamo dette di tutti i colori, io per primo, anche i tifosi, tutti, quindi avrebbero meritato qualcosina in più, giusto per avere anche quelle, non so quante erano, una, due partite che avremmo potuto fare, poi dico, pensare di vincere i playoff non lo so, però come dicevano tutti ci potevamo divertire, toglierci quel sassolino e dare una gioia ai tifosi che hanno dimostrato andando a Castellammare di Stabia, hanno dimostrato in 7.000 contro il Foggia Franco Scoglio che ci tengono, ecco, ad avere una squadra di calcio e una squadra di calcio che li faccia sentire onorati di farla. Per il resto ripeto, campionato secondo me positivo. Poi dovremmo proprio perdere le ultime quattro, finire un'altra volta i playout, no, però penso siamo in una situazione in cui ritrovando un po' di concentrazione, un po' di gioco, un po' di fortuna, che non guasta mai, avremmo fatto quello che era nei piani, ovvero la salvezza diretta, e l'avremmo fatta anche andandoci a divertire in qualche partita. Sì, esatto, sono d'accordo. Simone, torniamo anche un po' sulla partita, così poi la diciamo, mettiamo da parte perché, come diciamo, è una partita che comunque era difficile in cui era difficile fare punti, però è una prestazione che va comunque analizzata. Lo facciamo attraverso le pagelle di Francesco Certo.
come è normale che sia, ci sono molti rossi in questa giornata, a partire dalla difesa, Polito e Dumbravano 4,5 e 5, Fumagalli comunque 6 perché poteva fare ben poco sui gol subiti. I terzini sono un po' quello che dicevamo, avendoli persi entrambi a partite in corso, è anche difficile dare una valutazione, quindi Elia stesso, tra l'altro, se non sbaglio, è uscito prima dei tre gol, o comunque di Sì, uno dei tre. abbiamo preso gol Esatto, dopo che è uscito anche lì, abbiamo preso il primo gol. sì. Scaffetta 5, e poi qui ci torniamo perché ti voglio chiedere un tuo parere su questa scelta. Franco 5,5, Rosafio 4, così come Mausso, Zunno 6, perché alla fine trova anche l'assist per Luciani, che è l'altro 6, quindi sono queste due le sufficienze. Giustamente gli unici andati, diciamo, al referto sono Zunno e Luciani, e quindi Sì, finché Fumagalli. sì, si meritano, esatto, insieme a Fumagalli si meritano la sufficienza. Poi anche Blescia 4, i due terzini che sono subentrati male, anche loro 5, Giunta 5,5 e poi Ragusa 5. Ecco, Simone, partendo proprio da quello che ti dicevo su Scafetta, cosa ne pensi? È stato un errore? Insomma, ha lasciato un po' tutti spiazzati quando l'abbiamo visto in campo lì da mediano. Il risultato non è stato un po' quello che tutti si aspettavano, ovvero una prestazione non sufficiente. Diciamo che Mister Modica lo prova in quella posizione, l'ha provato spesso nelle partitelle, diciamo, infrasettimanali, quindi non era nuovo, però sicuramente ha spiazzato, nel senso io stesso mi aspettavo un Giunta, altri erano sicuri ci sarebbe stato Firenze, t'avrei detto anche Civilleri, però poi ha avuto il problema la mattina, quindi ecco un'altra piccola tegola che secondo me ha influito, perché Modica l'ha voluto anche rimarcare, ha detto sì, abbiamo perso due per infortunio, ma abbiamo perso anche Civilleri, quindi non so se stava pensando di mandarlo al primo minuto. L'unico modo per cui lo giustifico è che dovevamo fare il famoso minutaggio, che aveva Mortisi, Zunno, e quindi o mettiamo Salvo subito a destra, Oppure inserire oppure qualcuno, sì, certo. è diventato Scafetta a centrocampo. Certo. Non è secondo me neanche la partita giusta dove lo puoi valutare, quindi non vorrei dare addosso al ragazzo perché comunque come vedi qua è tutto giallo e rosso e non per il Messina, che sono tutte bocciature o semi bocciature. Si è ritrovato contro una squadra che comunque tiene sempre palla, quindi non è che il Messina ha potuto impostare, quindi non sappiamo come avrebbe impostato in un'altra situazione di gioco, con più spazio, più campo, con i compagni pure che, ne so, si lanciavano, ecco qua leggo le pagelle di Ciccio, inesistenti, ridante fantasma, ecco tu dimmi, qua lui scrive giustamente non è un mediano, ma anche fosse stato un mediano, con uno che è irritante, uno che è inesistente, uno che è un fantasma, E che chi poi è gliela deve dare difficile. sta palla? Ecco, diviene difficile pure per lui. La difesa Maluccio, in alcune cose che le sappiamo, tra l'altro io mi sono andato a rivedere, nelle ultime, ciao Antonio, le ultime settimane Aspetta che tra, lo aggiungo. ok, siccome l'ho visto ho voluto salutarti. Comunque, dicevo, la difesa nelle ultime settimane, la coppia centrale è cambiata sempre, vuoi per infortuni, vuoi per squalifiche, praticamente abbiamo avuto Manetta Dumbravano per più partite di fila, poi mi pare è mancato Manetta, poi è mancato Dumbravano, quindi ecco, Polito Dumbravano era un altro esperimento, io pure lì magari mi aspettavo più Bacciardi di Polito, ti dico la verità, quindi ecco, quelle sono state che poi lo sapevamo quali erano i ballottaggi, ecco, e non sono stati quelli che ho pensato io. Sulle fasce giustamente abbiamo messo voti dei titolari che non hanno giocato, ecco, poi l'attacco bisogna andare a capire se è stato un problema che non gli arrivava la palla, perché Modica ha parlato ad esempio di e di farsi trovare pronti, di dare una mano in fase di non possesso, quindi ecco, lui sta a guardare più di quanto viene creato, più dei gol che vengono fatti, anche vedere se la squadra è equilibrata o meno, e quindi questo gli è mancato. Certo, intanto, ok, sì, c'è Antonino che adesso aggiungiamo, quindi saluto Anto che ci ha raggiunto per questa ultima mezz'ora della trasmissione. Ciao Anto.
Ciao Lore, ciao a te, ciao a Simone e ovviamente a tutti i nostri amici da casa che ci stanno vedendo o ascoltando, dipende. Sì, entrambi. Entrambi. Anto, entriamo subito nel tema che stiamo affrontando, poi magari ti chiederò anche un parere in generale sulla partita. Avevo chiesto a Simone il suo parere su Scafetta, che insomma, quando l'abbiamo visto in campo lì da mediano, l'abbiamo un po', siamo rimasti tutti un po' spiazzati. Insomma, qual è il tuo pensiero? Se quanto ha inciso. E se hanno inciso sulla sua prestazione anche quelle degli altri, come giustamente diceva Simone, non sono certamente ottime. Allora, sicuramente ha inciso, no? Chi ci ha seguito nella Corner TV in questi mesi sa quanto abbiamo, diciamo, sottolineato il grandissimo lavoro di Giacomo Modica, le sue anche intuizioni nel cambiare il modo di giocare, nel modificarlo più che cambiare il suo modo di giocare, anche il relativo modulo di gioco, l'inserimento del trequartista, quindi sa quanto stimiamo, ecco, Giacomo Modica. Certo che non si può non sottolineare, secondo me, l'errore di schierare in questo caso un giocatore totalmente fuori ruolo che ha fatto pochissime volte quel ruolo con quelle diciamo anche mansioni, perché non si tratta in questo caso di giocare da mezzala che l'ha fatto in carriera Scafetta, ma fare sostanzialmente il mediano, il centrocampista in un centrocampo a due è totalmente diverso. Si vedeva che l'ha fatto veramente poco in carriera, anche per caratteristiche, non aveva diciamo fisicamente. Fisicamente anche non riuscivo a coprire bene quella porzione di campo, tant'è che sono arrivate veramente tante imbucate in quella zona lì. Quindi, secondo me, questo è un errore. So anche, diciamo, perché è stato commesso, più che altro lo posso intuire, perché sostanzialmente è stato schierato lì proprio perché serviva il terzo under, no? Perché in quel caso mancava Frisenna. Certo che poteva benissimo essere il terzo under salvo come terzino destro e lì in panchina, ecco, quindi la risolvevi così e poi in mezzo al campo mettevi un Giunta, un Civilleri, non dico Firenze perché oramai si è capito che praticamente quasi totalmente fuori dal progetto, non è mai scattata, diciamo, la scintilla con tra il mister e Firenze. È un peccato perché uno con le sue qualità, caratteristiche, poteva fare veramente molto comodo, però ecco, secondo me ha pesato veramente tanto quell'errore. Molto probabilmente avremmo perso lo stesso, perché comunque si tratta di una partita terminata 4-1 e il Messina praticamente non ha creato quasi nulla, se non quell'azione personale di Zuner, il gol di Luciani, quindi ha inciso, ma sicuramente non è stata decisiva come errore, però è pur sempre un errore all'interno dei tanti errori commessi contro la Juve Stabia. Sì, Simone, avevi accennato poco fa il discorso difesa, insomma una coppia nuova che abbiamo visto poche volte, quindi Pulito Dumbravano, entrambi male, rimetto un attimo le pagelle di Francesco Certo, Pulito spesso trovato fuori posizione, Dumbravano in generale ha faticato parecchio con l'attacco della Juve Stabia. Insomma, come valuti la loro prestazione, che ovviamente è negativa, ma tu credi che ci sia una coppia alternativa a Manetta Dumbravano, o a questo punto, visto che non hanno funzionato nessuna di quelle che Modica ha provato per necessità, ovviamente, perché ricordiamo che Manetta era squalificato dalla Juve Stabia, credi che esista un'altra coppia che funzioni in questo Messina, o evidentemente è proprio quella coppia, Merton Bravano, che funziona e le altre sono un po' incompatibili. Guarda, io penso che non abbiamo provato solo Pacciardi ed Umbravano, però a quel punto devi capire chi mettere a destra e chi a sinistra, perché sono entrambi Sì. mancini. Come dicevi, non c'era neanche molta scelta stavolta, se no appunto fare la prova sul campo contro la squadra che ha segnato più gol del girone, quindi sarebbe stato forse anche un piccolo suicidio mettere Sì. Pacciardi ed Umbravano, e quindi inedita. Purtroppo però ti dico, Polito, cioè, a me è dispiaciuto anche perché una delle prime azioni in cui hanno imbucato, lui fa a toccare, mi sembra, Durante, e io me lo ricordo bene che era la prima perché è stato ammonito e lui ce l'avevo sott'occhio perché era diffidato, quindi praticamente alla prima imbucata, contatto con Durante, quindi già non parte benissimo la sua partita. Poi non so se il fatto di essere
comunque già ammonito contro due attaccanti forti, perché dico Candellone a Durante, pare con, dopo il Messina sono a 12 e 10 gol, 12 a Durante, 10 Candellone, quindi non era una partita facile. Poi però ci sono sempre quelle, quella palla che ti cade sul, sul, mi ricordo che se era il secondo o il terzo gol, ecco, quella palla che ti cade in aria, ti, ti supera la difesa, quindi diciamo che la difesa ha sempre dei piccoli problemi. La coppia che sicuramente ci ha dato maggior sicurezza è stata negli ultimi tempi Manetta Dumbravano, anche se io ricordo che anche Manetta e Pacciardi avevano fatto bene, ora sappiamo che Pacciardi era entrato in quella partita col Foggia e si è improvvisato quel dribbling, quando comunque già Manetta era stato espulso, dico, è difficile anche parlare di la coppia che ti dà più sicurezza, eh. Quindi, secondo me, ecco, Manetta Dumbravano hanno funzionato, ma in un contesto in cui poi tutto va quasi giusto, ecco, comunque sì, sì. Il centrocampo fa la sua parte, gli avanti tornano e fanno la loro parte, anche Fumagalli secondo me sulla respinta sul quarto gol di Adorante poteva fare un po' meglio, ecco, poi si è rifatto perché ha fatto due belli interventi sugli attaccanti locali, quindi quel 6 è meritato, però pure lui ha subito, ecco, questo momento down di tutta la squadra. Sì, sì, assolutamente sono d'accordo. Anto, giro la domanda anche a te. Manetta Dumbravano è niente altro, oppure anche questo discorso che faceva Simone ha senso, perché giustamente in una squadra che funziona, in un contesto diverso, anche un altro tipo di coppia può funzionare. Ovviamente in queste partite che sono andate male risaltano le prestazioni di questa coppia in questo caso che sono andate molto molto male. Sì, io concordo quasi totalmente con Simone, nel senso che è giusto, dipende anche dal contesto, perché Polito ha fatto tanti errori, ma anche lui, no, ha fatto qualche partita da 6 e da 6 e mezzo nel corso della stagione, tante da 4 e da 4 e mezzo, ma qualche partita sufficiente l'ha giocata anche lui. Diciamo che per quanto riguarda i difensori centrali, siamo parecchio in difficoltà, non solo come coppia, ma anche come individualità, perché comunque Dumbravano, lo abbiamo visto in questo girone di ritorno, ha fatto tante buone partite, è comunque un difensore buono, ma anche lui ha fatto diversi errori qua e lì proprio per la sua giovane età, per il fatto che comunque ha giocato poco nel professionismo. Idem Pacciardi, i primi 3-4 mesi veramente in enorme difficoltà, poi ha fatto quel periodo prima dell'infortunio, due mesetti in cui ha giocato ad un buon livello, però anche lui, diciamo, se dobbiamo fare un bilancio della stagione, molto probabilmente è un bilancio insufficiente. Polito, lo abbiamo detto poco fa, Manetta, diciamo, è quello che dà più certezze, ma anche lui ogni tanto commette delle ingenuità che non ci stanno, no? Il rosso che rimedia col Foggia è un errore gravissimo per uno della sua esperienza, che non vale meno, ad esempio, di quello che hanno combinato Polito e Dumbravano con la Juve Stabia. Quello, è un errore che pesa tanto quanto, se non addirittura di più, dato che poi ti lascia in inferiorità numerica e ti condiziona la gara. Quindi, per quanto riguarda il reparto arretrato, purtroppo ci è mancato qualcosa a livello di individualità più che di reparto, secondo me, è un po' il problema che abbiamo in attacco, no? Ci lamentiamo sempre della punta centrale, ci manca l'attaccante che fa 10-15 gol, secondo me anche nel reparto dei centrali ci manca un giocatore che possa in un certo senso trascinare, che doveva essere Manetta, ma che non lo è stato, anche per un discorso di, non voglio dire personalità, ma anche di leadership, nel senso, non è quel difensore che ti trascina il reparto. Ecco, lo scorso anno, ad esempio, Ferrara ti dava quella sensazione lì da gennaio in poi, ovvio era un tipo di calcio completamente diverso, tant'è che poi ha faticato tantissimo anche lui nei primi 6 mesi con Modica, però a livello di leadership c'era un qualcosa in più. Quindi sotto questo aspetto, rispetto allo scorso anno, siamo andati un po' a peggiorare. Anche lo stesso Trasciani, ecco, secondo me avrebbe fatto la sua figura in questo Messina, nel reparto arretrato.
Sì, poi aggiungo, l'abbiamo detto anche alla fine estate di gennaio, un altro difensore probabilmente serviva, perché Modi, che è vero che si affida molte volte a Polito, però Polito non è un centrale di ruolo, e quindi forse avere un'altra pedina da poter mettere in evidenza come quella dell'altro giorno in cui Manetta è appunto squalificato, sarebbe certamente tornato utile. Ragazzi, torno un attimo sulla classifica, anche per contestualizzare quanto stiamo dicendo e per, diciamo, fare quel discorso che avevo iniziato con te, Simone, e che faccio adesso anche con Anto. 4 punti dai playoff, 4 dai playout. Dove guarda il Messina, Anto? Proprio a bruciapelo. Domanda complicata, nel senso che non, io credo che ormai il treno dei playoff sia bello che andato, più che altro per il rendimento che ha avuto il Messina. Avevo fatto uno studio sabato scorso a TCF a contropiede, in cui andavo ad analizzare le ultime 8 partite del Messina, e per rendimento nelle ultime 8 il Messina sarebbe la 18ª squadra del girone C, quindi proprio in piena zona playout, mentre ad esempio nel girone di ritorno, nell'inizio, in quelle 8-10 partite, era praticamente in zona Sì, promozione sì. addirittura, non solo playoff, proprio nella primissima posizione. Quindi io direi che anche no, il discorso che abbiamo fatto una settimana fa con Peppe Marino qui alla Corner TV, che ha fatto anche un po' arrabbiare i nostri ascoltatori quando parlavamo della qualità, no, della rosa, dell'organico stesso. Secondo me il valore sulla carta, ecco, della rosa del Messina è proprio quello attuale in classifica, nel senso balla tra il 13esimo e il 14esimo posto in classifica, perché le altre, se stiamo guardando la classifica, ad esempio il Potenza che è sopra, secondo me ha un organico superiore, lo stesso Cerignola, per non parlare delle squadre in questo momento sono nella parte sinistra e per me sono tutte più forti. E poi c'è da considerare anche il Catania, che ha diciamo un organico che non ha senso, veramente forte, ma che poi per un motivo o per un altro non funziona. Però se dobbiamo proprio ragionare a livello di singoli, anche il Catania a livello di rosa è superiore. Poi certo il Messina compensa in altre situazioni, e qua parlo dell'allenatore, perché per me il Messina è uno dei 10, mi tengo largo, allenatori del girone C, che sta facendo veramente un qualcosa di straordinario. Eventualmente, se il Messina si fosse piazzato, no, tra le prime 10, avrebbe fatto veramente un capolavoro modichiano, no? L'avevamo definito la settimana scorsa. Adesso sta performando per il livello della rosa. Quindi io dico guardare sempre in alto, perché se guardi giù ti dei primi, ecco. Però penso che ormai il campionato sia questo, nel senso non mi aspetto un Messina che crolli totalmente, che finisca nelle parti basse proprio perché ti mancano una manciata di punti, 2 punti. Ma secondo me se vinci il Monterosi sei salvissimo, però pensare ai playoff in questo momento direi proprio di no. Sì. Leggo anche un messaggio di Luigi. Il prossimo turno ci farà capire molte cose. Partite chiavi a prescindere, speriamo in una nostra vittoria. Sarà importante capire come finirà Francavilla, Catania e Giuliano Monopoli. Per me il Monopoli, come avevo detto in tempi non sospetti, non ne perde più. Probabilmente può diventare un finale da attenzionare. Quindi occhio, massima determinazione. Il Monterosi, Carolino di marcia importante, verrà a Messina a giocarsi tutto per tutto. Il Monopoli incontrerà squadre con la guancia piena, quindi massima attenzione. Potremmo ritrovarci l'ultima partita a Monopoli come un playout. Ripeto, se il Francavilla batte il Catania e il Monopoli fa il risultato a Giuliano, le cose potrebbero complicarsi. Ecco ragazzi, su questo messaggio mando anche la grafica degli scontri playout, anche per vedere giustamente quello che dice Luigi, ovvero le partite che aspettano sia il Monopoli che le altre squadre che al momento sono lì dietro, che in un certo senso sono quelle che devono far preoccupare il Messina, che deve anche, per carità, guardare indietro a questo punto. Simone, secondo te questo Monopoli, che come dicevamo è veramente in forma, può tentare un'incredibile salvezza?
Sicuramente può, noi ce l'abbiamo all'ultima, quindi possiamo arrivarci un po' più tranquilli, anche se comunque ora sto vedendo Monopoli a Giuliano e Crotone fuori casa, Taranto comunque in casa, poi il derby pugliese, quindi penso non è un calendario facilissimo per il Monopoli. Certo, dico, loro hanno anche, penso, la possibilità di fare sempre quel che ora ne hanno, appunto, 27 sul Monterosi, cioè 7 punti sul Monterosi, quindi c'è sempre la solita questione del piazzamento quintultimo che ti aiuta se ti fai conti con la penultima. È tutto aperto, l'abbiamo detto ancora, specie per loro. Per noi, come dice Antonio, concordo, basta forse già una vittoria col Monterosi, ti mette sicuramente più tranquillità. Poi chiaramente bisogna vedere che fanno le altre, perché noi abbiamo avuto, come dicevo prima, per diverse settimane siamo rimasti a un punto dai playoff, anche senza vincere in quel periodo, quindi comunque devi vedere come evolve tutta la classifica in base ai risultati che fanno gli altri nelle altre giornate. Ma penso che ci sta che noi guardiamo dietro, ma senza, ecco, l'assillo, senza la preoccupazione di essere risucchiati, anche perché non ci farebbe bene entrare in campo, ecco, con la paura di non poter sbagliare. Siamo ancora nelle condizioni di ottenere quella salvezza, anche con qualche giornata d'anticipo, che la meriteremmo dopo quanto fatto tra gennaio e febbraio. Sì, sono d'accordo. Anto, tu che dici? Al di là del discorso Monopoli, chi credi di queste quattro che possa tentare una salvezza che fino a qualche giornata fa, perché appunto stiamo vedendo che Turris, Monopoli e anche Francavilla hanno un buon rullino di marcia. Insomma, chi credi che possa ancora tentare la salvezza, che diretta ovviamente sto parlando, che andrebbe in qualche modo a spaventare sia il Messina che appunto squadre come il Catania, che al momento sono sotto di noi e che certamente si devono spaventare, perché ricordiamo che il Catania al momento comunque vada alla finale di Coppa Italia ha il posto nei playoff nazionali garantito, a meno che appunto non termini il campionato nella zona playout, in quel caso dovrebbe disputare esclusivamente i playout. Quindi chi credi che di queste possa spaventare sia il Messina che altre squadre come Potenza e Catania, che non sono certamente tranquille ancora? Sì, diciamo che il Catania sta scherzando molto con il fuoco e a questo punto Catania-Messina potrebbe valere più di qualcosa, no? Perché il prossimo turno di campionato il Messina giocherà a Catania, probabilmente a porte chiuse, e questo sarà un vantaggio comunque per il Messina, perché visto anche come è finita la partita d'andata, loro la caricheranno veramente tanto questa partita. Io condivido un po' il pensiero che faceva Ciccio, il nostro Ciccio Certo, nel post partita di Oestabia Messina, nel senso che il Messina si sta andando a infilare in una situazione sgradevole, si sta consegnando, diciamo, a isterismi totali, perché diciamo il match point ce l'ha col Monterosi in casa e non è una partita diciamo tostissima. Ecco, il Monterosi sì, è in un buon momento, ne ha vinte due nelle ultime cinque, però ecco, hai tutte le carte in regola per batterlo, quindi ti basta banalmente vincere col Monterosi. Poi certo, se non fai bottino pieno col Monterosi diventa tosta, proprio perché vai a giocare a Catania e lì può finire in tutti i modi, no, banalmente. E poi hai successivamente l'ultima giornata, quel match col Monopoli che non pensavo potesse fare una cavalcata così nel finale di stagione, perché a livello di rosa ha un'ottima rosa, che partiva anche con obiettivi diversi, ovvero piazzarsi tra le prime 10. Poi ha avuto parecchi problemi, ma nelle ultime 5 vedevo, ora è la squadra che ha totalizzato più punti dopo la Juve Stabia nelle ultime 5, ben 11 su 15, quindi è un rollino importante. Ha una squadra con delle qualità, in questo momento sicuramente saranno carichi a molla, proprio perché vedono questa situazione del Catania e del Messina.
Quindi bisogna stare molto attenti. In questo momento la Turris sarebbe salva, perché ci sono quei 9 punti sul Monterosi, perché prima ci siamo dimenticati di modificare la grafica, però la Turris ha 37 punti e il Monterosi ne ha 28, la Francavilla 30, quindi non si disputerebbe in questo caso il playout tra Turris e Monterosi, ma si disputerebbe ovviamente quello tra Monopoli e Virtus Francavilla. Sarà dura, ma ecco, io dico una cosa anche abbastanza forte, cioè se il Messina butta questo vantaggio è veramente da polli, perché adesso il Messina, se non sbaglio, 41 punti, ma ne aveva 39 6-7 giornate fa circa, no? Certo. E dopodiché sono arrivate solo sconfitte e qualche pareggio, quindi sarebbe veramente un suicidio calcistico. Io non voglio minimamente pensarci, e spero che col Monterosi il Messina possa fare il Messina e portare a casa quasi matematicamente una salvezza, che comunque sarebbe ottima cosa dopo quel mese di novembre, ma in generale come era partita, iniziata la stagione, con tutti quei casini, diciamo, societari, cessione, non cessione, iscrizione, non iscrizione. Quindi testa al Monterosi, ecco, in tutti i sensi. Sì, andiamo a prendere anche il prossimo turno per capire quanto può essere realmente decisivo questo turno, perché il Messina ha questo match point, come dicevi tu, col Monterosi, che Simone ricorda un po', diciamo, sembra un cerchio che si chiude, perché nel girone d'andata la situazione era un po' opposta, perché se il Messina non avesse vinto col Monterosi sarebbe stato davvero complicato, perché poteva andare addirittura ultimo in classifica, quindi è quasi un cerchio che si chiude e che si deve chiudere per il Messina, che merita ampiamente questa salvezza. Quindi è un turno che può essere decisivo, anche guardando le altre, come diceva Luigi, Francavilla Catania è uno scontro diretto. Quindi sarà importante. Il Monopoli gioca a Giuliano, che comunque è una squadra in ottima forma, ha vinto 3-2 a Catania, se non sbaglio, l'ultima partita, quindi è una bella gara. Insomma, Simone, possiamo sperare che questo maledetto discorso salvezza si chiuda finalmente domenica prossima. Certo, con i 3 punti possiamo sperare proprio tanto. Come dice Antonio, i punti di vantaggio li avevamo. Io penso che sia stato un campionato, come dicevo prima, in cui magari, ecco, noi abbiamo allungato prima, ora ci siamo fermati. Penso, visto anche pensando a questa giornata, se dovessimo fare punteggio pieno a Monterosi, quelle che inseguono magari non lo fanno, ecco, torna ad esserci un po' più di spazio, la forbice si apre di più, e concordo che il Messina probabilmente merita di salvarsi anche con un discreto margine di 3, 4, 5 punti e play-out, per quanto fatto vedere anche come gioco. Quindi intanto pensiamo al Monterosi. È anche vero, come dice Antonio, che fai risultato con Monterosi, vai a Catania la settimana successiva, diventa dura, anche per quel discorso che facevo prima, che ti manca fiducia, ti manca feeling comunque con la vittoria, quindi sarebbe da evitare. Poi non, sicuramente, non so, Antonio, tu parlavi di porte chiuse, ma sai per certo di porte chiuse o di trasferta vietate messinesi? Che quella penso è sicuro, sicuramente non andremo. No, parlavo 2-3 giorni fa con un collega di Catania e si paventa la possibilità di porte chiuse proprio per quello che è successo, no, in Coppa Italia. Dunque non è ovviamente ufficiale, più un'indiscrezione, vedremo cosa succederà. Più che altro, Simone, cioè, aggiungo sul discorso del Catania, perché anche questa è una squadra forse troppo emotiva, lo dimostrano anche i tanti cartellini rossi subiti, no? La squadra più cattiva d'Italia, avevamo intitolato la grafica una settimana fa in realtà, Lorenzo, è molto emotiva, e quindi il fatto che i playoff siano quasi sfuggiti di mano ad un passo, perché vincendo col Foggia eri comunque in piena lotta, anzi diventavi una delle favorite, il fatto che siano sfuggite via e che poi arrivino una serie di risultati negativi, perché si parla comunque di un 3-0 col Foggia e di un 4-1 con la US Stabia,
possono anche compromettere l'emotività della squadra molto giovane e con poca esperienza. E tra l'altro il Messina, a proposito di sprecare opportunità, anche sprecato il vantaggio della differenza reti, perché in caso di arrivo a pari punti, Messina e Turris, dato che hanno pareggiato entrambe le partite andata e ritorno, si andrebbe a guardare la differenza reti, che in questo momento recita meno 7 per il Messina e meno 9 per la Turris, quindi due gol di vantaggio al Messina. Però prima di queste due giornate con Foggia e Juve Stabia il vantaggio era di 8 gol, quindi ha sprecato un vantaggio enorme per quanto riguarda la differenza reti, e proprio per questo è importante anche mantenere il focus quando le cose non vanno male. Se dovesse andare diciamo in modo negativo, anche non so, la gara col Catania, la gara col Monterosi, bisogna comunque mantenere il focus fino alla fine, perché può fare la differenza un gol preso in meno o un gol fatto in più, quindi certo. Testa anche a questo fattore, che potrebbe diventare fondamentale. Con la Turris, col Monopoli non lo sappiamo, perché ovviamente ci sarà l'ultimo scontro diretto, Sì, sì, leggo anche qualche messaggio. Una volta tanto siamo noi padroni del nostro destino, basta guardare i calendari delle altre, ci basta vincere in qualsiasi modo con il Monterosi e poi giocarci in assoluta serenità le tre rimanenti partite, in cui certamente faremo qualche altro punto. Quindi questo è un po' quello che dicevamo noi. Rino ci scrive che c'è troppo distacco, per lui è impossibile che il Messina faccia i playout, ci auguriamo che sia così. Daniele, un po' in controtendenza con quello che molti tifosi hanno manifestato, direi, nelle ultime settimane, dice: troppo negativi, vinciamo queste quattro partite ed andiamo ai playoff. Quindi è certamente un pensiero che ci fa piacere, perché ogni tanto c'è qualcuno che la vede in maniera positiva. Noi la mostriamo anche per correttezza, questa grafica playoff che tanto noi aggiorniamo ogni volta, perché ormai l'abbiamo fatta, quindi la portiamo a compimento, visto che sono fino all'ultima giornata. E alla fine, guardando quello che è successo, di fatto non è cambiato nulla nella corsa playoff, perché qui abbiamo messo il Messina, anche se è il Potenza avanti in classifica, ma sono comunque a pari punti. Il Crotone ha pareggiato col Potenza, il Foggia ha perso con Latina, che come dicevo se n'è un po' andata, il Cerignola ha pareggiato con la Turris, e poi il Sorrento continua questo momento negativo, che è identico a quello del Messina in queste ultime tre partite, e ha perso anche col Monopoli. Quindi l'abbiamo detto anche all'inizio, Simone, i punti sono comunque 4, è ovvio che dopo un periodo così sembra difficile guardare in alto, però c'è chi come Daniele continua a sperare in questa impresa, perché adesso possiamo dire che sia diventato un po' così. Però in ogni caso vi chiedo la vostra su chi sono le squadre che hanno più possibilità di raggiungere quel nono e quel decimo posto. Settimana scorsa praticamente tutti gli ospiti hanno risposto un po' Crotone e Foggia, con attenzione al Crotone, che era un po' in caduta libera. Adesso il Foggia ha perso una brutta partita con Latina e il Cerignola è molto vicino. Insomma, portate Simone, chi secondo te raggiungerà quel nono e quel decimo posto? Ah, io perché l'ho visti giocare ti direi Foggia sicuramente. Crotone, non so quanto stia andando male, ma penso che vedendo anche il calendario, insomma, c'è il Brindisi, però poi c'è anche Juve Stabia Avellino, però vista la caratura, vista la rosa, penso sì anch'io che Crotone e Foggia siano le due candidate a tenersi quei due posti che qualificano i playoff. Tanto, e poi chiudiamo che siamo già oltre l'ora. Sì, intanto mi fa piacere che Daniele, no, ha scritto troppo negativi, pensiamo ai playoff, perché per settimane, no, abbiamo letto troppo positivi, pensiamo ai playout. Mi piace quando si guarda diciamo in alto, quindi mi fa sicuramente piacere sotto questo punto di vista. Per quanto riguarda invece questa lotta playoff, io l'ho detto tre settimane fa e lo confermo, secondo me il Foggia è la favorita per quel decimo posto, e alla fine si qualificherà proprio per organico, fermo restando che comunque ci sarà la penultima giornata di campionato Foggia-Cerignola, quindi se dovessero mantenere questo distacco poi alla fine diventa quasi una finale tra loro due. Il Crotone
è vero, è diciamo in netta caduta, però ha un calendario diciamo più agevole perché affronterà il Brindisi, poi avrà la Juve Stabia che molto probabilmente sarà già aritmaticamente in, niente, non riesco a dire, in Serie B, e quindi tra virgolette diventa un match forse più agevole, perché magari Paiuca alternerà i giocatori, farà un po' di turnover, poi avrà il Monopoli e l'Avellino, quindi è in caduta libera, ma non credo uscirà, però se proprio dovesse uscirne una, per me sarà il Crotone, ecco, il Foggia lo vedo già qualificato, ecco, sotto questo punto di vista. Ok, perfetto. Leggo anche l'ultimo messaggio di Filippo, e anche lui è molto positivo. Si vince col Monterosi, Catania e Potenza, un punto a Monopoli e arriviamo a 51 punti, cioè playoff. Filippo da Cernoscudo sul Naviglio, che noi salutiamo e speriamo che la sua previsione possa avverarsi. Mando il non so, non so se basterebbero comunque 51 sì, punti, onestamente. Perché esatto. Già il Foggia a 45 a match, diciamo, alla portata, credo che altri 7 punti li riesca a fare il Foggia. Il Crotone addirittura ne ha 49, se non 48. Sbaglio, 48, quindi ancora più vicino ai 51. Diciamo sì, speriamo di arrivare a 51 e poi si vede. Esatto. Mando il palinsesto prima di salutarvi. Questa settimana non potete sbagliare, ci trovate sempre alle 18, ci trovate domani e dopodomani alle 18, poi sabato per il prepartita e domenica per il post partita. E io vi ringrazio per essere stati con me, quindi ringrazio Simone Emilio di Tempo Stretto. Grazie a voi ragazzi. E ringrazio anche Antonino che è stato con noi in questa ultima mezz'ora di puntata. Ciao Lorenzo, un saluto a te, a Simone e a tutti i nostri amici da casa. Da Lavorare TV è tutto, ci vediamo domani alle 18, buona serata.